avevamo guardato i lavori di Adelia. Questo è il modello che Adelia ha usato per fare. Quindi sono. Avevo detto che ero molto invidioso del suo giardino perché questi sono i sassi del suo giardino e sono splendidi. Cioè vuol dire che li ha raccolti uno per uno, immagino, o qualcosa del genere. Il disegno che ne ha tratto è decisamente buono, buono, interessante, no? Quello che ho detto mi sembra che avrebbe potuto insistere di più in questa zona, in queste zone scure, no? Probabilmente però lei non può saperlo perché è anche indietro di lezioni, quindi probabilmente lavorando con dei colori complementari o lavorando con dei bistri, però dei quali lei ancora non sa niente, quindi cioè mescolando insieme dei blu e dei marroni, qui vengono una gamma molto estesa di colori del buio, perché il buio non si fa col nero, il buio si arretra, no? Ma il nero invece viene in avanti quando si dà, tappa tutto, tappa un po' tutto e quindi crea problemi invece di dare il senso dell'ombra, perché è un colore che in genere tappa, il nero origine, bisogna saperlo veramente usare, pochissimi pittori lo sapevano usare. Gli impressionisti lo rifuggivano, lo fuggivano completamente. Anche perché il nero, come il bianco, non sono colori, sono assenza di tonalità. Assenza di tonalità per troppa luce o assenza di tonalità per troppa mancanza di luce. Ok, e anche questo, quindi questo qui è un bel lavoro, ben fatto, ottimo. Mi è piaciuto, adesso che sto riguardando, eviterei di lasciare queste righe di contorno, questo già lo dovremmo sapere, le linee di contorno devono sparire. Poi ha fatto questo, e anche questo pare che sia la corteccia di un suo albero. Ah, qui avrebbe potuto fare questa operazione. Dato per scontato che la luce arriva da qui, no? La luce arriva dal lato sinistro, avrebbe potuto scurire questo in generale, proprio con un tratteggio generale, e poi avrebbe potuto scurire ulteriormente questa parte qui, chiaramente il bordo facendo il bordo più sfumato, perché questo già si vede, adesso forse è un po' troppo forte questo effetto, così si vede che si avrebbe potuto creare la zona di luce, la zona di terminazione e la luce riflessa, no? In questa maniera, creando il solito gioco che io faccio e rifaccio, perché se addirittura adesso, quando e se affronteremo il volto, vi farò lavorare su un manichino che ha il volto appena accennato. Allora, che si fa quando si ha questo tipo di ambiente? Si fa prima un tratteggio. Si fa un tratteggio così, che però si continua anche qui. Dopodiché si incrocia per evidenziare la luce, l'ombra di terminazione, e partendo dall'ombra di contatto, ecco che abbiamo creato il senso della sfera, insomma. No? Ma altrimenti potremmo, se elimino questo, ci metto un altro livello e faccio il disegno di base. Così forse lo rendo ancora meglio, ancora più evidente.
Diciamo che l'ombra è così, ok? Dopodiché creo la ombra, vedete, seleziono tutta la zona con un tratteggio fine, no? Poi ci metto, ok? Dopodiché creo la zona di ombra di terminazione. E la zona di ombra. Ok. Eccolo qua. E questo, una volta che ho impostato praticamente con due passaggi di tratteggio tutto il lavoro in generale, allora poi posso procedere a fare delle rifiniture e magari andare a ad allargarmi in questa zona qui, qui facendo così, ecco fatto. E allora a questo punto si aggiungo, ecco fa, vedete che comincia a prendere il senso del volume. No, questa cosa io posso, poi posso continuarla all'infinito, no? Con sviluppando tratteggio in questa direzione, adesso sto facendo, e aggiustando il tratteggio in quest'altra, scurendo qui, eccetera, eccetera, eccetera. Ci siamo? Quindi questo è quello che avrebbe potuto fare su questo tronco, e anche di questo ne abbiamo parlato. Poi abbiamo parlato delle maschere, quelle io, questo, quello però è un discorso che io ho anticipato, quindi mi terrei, me lo terrei per le prossime. Per le prossime lezioni, questo lavoro di Adelia va benissimo. Detto questo, chiudo qui. C'è da guardare quest'altro lavoro, sempre di Adelia. E qui praticamente gli ho detto che questo va benissimo. Questo va bene, è abbastanza compreso. Mi piace pure l'ombretta creata qui sulle. Con l'effetto dell'erba, e questa cosa qui va bene. E poi abbiamo lavorato, perché lei ha fatto, questo è il primo, questa è la prima impostazione. Questa è la cosa fondamentale sulla quale lavorare, no? Questa, capire così questa forma, che poi è affine al capire quando si fa l'uovo o il sasso, questa zona qui. Questa qui. Ok? È la stessa cosa. Cioè, questo è un principio semplicissimo che però si applica a tutto, perché facilita l'impostazione di qualsiasi disegno. Purtroppo è una delle cose, è così semplice che è difficilissimo. È un po' come la pasta aglio e olio, che l'aglio deve arrivare al punto giusto e deve essere tagliato dello spessore giusto, se no, non, se no quel soffritto lì non ti dà il sapore che deve avere. Per me che sono romano, aglio e olio è fondamentale, un po' come la gricia. Poi se volete la prossima lezione vi spiego che cos'è la pasta alla gricia romana. Vabbè, adesso scusate, divago, no? Il dottor Divago è intervenuto. Detto questo, andiamo a vedere cosa ne ha tratto e qui si vede quanto è difficile mantenere questo gioco. Perché in questa fase quello che succede è che i particolari ci fanno cadere in trappola, no? Per cui questa zona, adesso lo faccio con un marrone magari, questa zona non rimane più scura come dovrebbe. Cioè, ci sono delle luci, adesso così la isolerò, che sono uguali a quelle in luce. In questa penombra o in questa ombra ci sono delle luci e
uguali alle luci, per esempio, no? Allora, qui facciamo che lo moltiplichi e moltiplica, è un layer, si vede di più. Allora, che devo fare? Devo mettere, ecco fatto. Allora, vedete come se avesse la, vedete come queste luci qui sono praticamente equivalenti a quelle della parte su. Come si può equilibrare? Per esempio, se io qui metto un altro livello e lavoro aggiungendo dei bianchi, allora per esempio qui comincia a prendere più senso del volume, no? Adesso sto scarabocchiando, quindi abbiate. E anche, come dire, i contorni, no? Del dettaglio. Poi qui c'è tutto un lavoro di tratteggio che bisognerebbe imparare prima di fare, cioè per fare gli alberi, è una delle cose più complesse, è molto complesso. Cioè poi vabbè che fare bene le cose è sempre complesso. Però avendo più luci qui in generale, questo prende. E poi invece lavorando con delle ombre più scure in queste zone, allora tutto il lavoro avrebbe molto maggiore volume adesso. Ok? Poi probabilmente ci vorrebbero anche delle variazioni qui tonali. E anche di questo abbiamo parlato e ne abbiamo parlato in maniera abbastanza approfondita e comunque sugli alberi, su questa cosa, torneremo. Una nota, in effetti, tutte queste cose sono sempre e continuano ad essere applicazioni del disegno negativo, cioè il disegno negativo si acquisire la sensibilità alle forme negative, ci permette di suggerire invece di definire, e suggerire è sempre meglio che definire, perché per suggerire, come dire, usiamo il cervello di chi guarderà anche, perché chi guarderà finisce lui il lavoro e quindi quel lavoro diventa più suo e quindi si crea un meccanismo di affezione, si affeziona. Ci siamo? Detto questo, abbiamo finito, poi ci siamo fatti un po' di chiacchierate su come addirittura solo col tratteggio si ottengono dei risultati notevolissimi, no? Ovvero sono andato a vedere, adesso facciamo un po' che andiamo, eccolo qua. Guardate come con il tratteggio e addirittura con pochissimi segni, no? Guardate che spettacolo di valori di chiaroscuro, di valori tonali sono creati da questo è un grandissimo disegnatore. Si chiama Moebius, un disegnatore francese, uno dei fondatori della rivista Metal Hurlant. Andatevela a cercare, Metal Hurlant, perché ci sono dei disegnatori strepitosi. Con la sensibilità che si crea comunque, perché questo è un disegnatore che ha studiato e si vede tutto il chiaroscuro, disegno dal vero, eccetera. Ha studiato talmente tanto il disegno dal vero che disegna a memoria. Cioè, queste sono tutte figure create a memoria. Ci siamo. Vabbè, lui è uno dei grandi del disegno di fumetto europeo dell'ultimo secolo, insomma, ce ne sono pochissimi che lavorano a questo livello. E poi quando aggiunge un poco colore, guardate che riesce a fare, sono spettacolari. Moebius, che peraltro è uno dei disegnatori, se avete
segnatevelo pure, Andrea Pazienza, non so se conoscete Andrea Pazienza. Se non lo conoscete, ve lo metto così per documentazione. Questo. Vedete come con pochi tratti e con un uso efficiente del nero pieno, che effettoni, che bellissimi che riesce a creare. Addirittura qui imita quelle fotografie prima che uscissero, peraltro. Ad esempio, ci sono delle riprese fatte con certe macchine fotografiche che sono, come dire, stereoscopiche, no? Cioè sono un fisheye. Ecco, qui lui se l'è inventato, ma questo è un disegno degli anni 80 e quindi non c'erano quelle macchine, quindi era un inventore spettacolare. Peccato che è morto. Ah, abbiamo parlato, ecco di che cosa. Beh, è morto per droga. E abbiamo parlato perché a un certo punto è venuto fuori. Fatti questo viaggio, ho detto, no? Parlando dei colori, allora qualcuno come dire, ha fatto quasi una battuta dicendo: ah, viaggio, dico sì, però il viaggio con un biglietto che non ti esplode in faccia, perché in effetti tutto quello che è stato fatto poi, vabbè, negli anni 80, quando lavorava Pazienza, ecco, Pazienza, come dire, il biglietto che ha comprato, che era l'eroina, per ampliare l'area della coscienza, gli è poi scoppiato in faccia. Questo mi ha portato in. Il termine, il biglietto che è esploso, viene da un libro di Burroughs, e questo Burroughs era uno scrittore eccezionale, uno dei grandi dell'epoca sulla strada di Jack Kerouac, di quel tipo che sono gli anni 60 circa, nel quale praticamente, come dire, la mafia ha gettato la rete dell'eroina e si è portata via una generazione praticamente, perché si drogavano tutti. Charlie Parker nel jazz, Miles Davis che poi è riuscito a smettere, eccetera, eccetera, eccetera. La differenza fra i due, perché uno dei due è morto, cioè Pazienza appunto è morto di droga, mentre Moebius, che sarebbe poi lo pseudonimo di Giraud, che è un disegnatore. È lui, insomma, questo disegnatore eccezionale che si firmava Giraud, quando disegnava Blackberry, che è è un fumetto western francese di grandissimo successo, che è l'antesignano di Tex Willer, peraltro, insomma, quindi cioè, ci sono un sacco di incroci, no, culturali. In questa cosa, e lui no, lui è morto di vecchiaia, perché non si è drogato, detta proprio in parole povere. Quindi, ed era molto interessante il libro, il biglietto che è esploso, perché lui appunto spiega come l'uso delle droghe ti mette appunto in una situazione per cui ti scoppia in faccia questa cosa. Mentre il disegno in sé ti mette in stati mentali alterati senza bisogno di comprare quei biglietti pericolosi, no? Perché è un'operazione che crea uno stato alterato di coscienza, alla maniera degli sciamani, che invece utilizzavano per entrare in quegli stati di coscienza, la tenda del fumo, degli indiani d'America, eccetera, eccetera. Quindi quel tipo di cose erano non tanto lecite, ma lo sciamano aveva gli strumenti per gestire quel tipo di situazione nella quale tu entri praticamente con la tua coscienza nell'inconscio.
cioè nel mondo inconscio, cioè nel mondo nel quale non ci sono filtri fra quello che percepisci e quello che pensi. Quello che percepisci e quello che pensi si mescolano insieme, insomma, vabbè, è inutile che divago poi più di tanto. Comunque avevamo parlato anche di questa cosa. A proposito del viaggio.